Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova ricetta e anche questa volta sarà qualcosa di super goloso perché andiamo a realizzare la cioccolata bianca in tazza, ovviamente quella calda da bere, ottima per queste giornate fredde, ottime per l'inverno o per quando c'è la voglia di mangiare o di bere qualcosa di buono, insomma. Da condividere con gli amici, con la famiglia, è una ricetta con la quale mi sto trovando molto molto bene, la sto sperimentando da un po', l'ho modificata fino a raggiungere quella che è appunto la ricetta che vi mostro oggi, spero che vi piaccia. Come sempre, se volete altre ricette di cucina, lasciatemelo scritto sotto nei commenti e lasciate un mi piace ai video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, per quanto riguarda la ricetta di oggi, ovviamente l'ingrediente principale è la cioccolata che io, ok, tengo in mano, molto poco professionale, ma vabbè, devo mangiarmela io. Altri ingredienti di cui avremo bisogno è il latte, lo zucchero, amido di mais e vaniglia. Dunque, mettiamo tutto qua in parte e andiamo a preparare la nostra cioccolata. Dunque, cominciamo dagli ingredienti secchi e verso un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio di amido, un pizzico di vaniglia, questa in polvere, oppure l'aroma liquido o le bacche di vaniglia, quello che preferite. Ora verso il latte un po' alla volta. Dopo aggiungo il cioccolato bianco e accendo il fuoco. Continuo a mescolare finché il cioccolato si sarà sciolto, la cioccolata sarà diventata densa o cremosa in base insomma a quelli che sono i vostri gusti e finché non bolle il latte. Lo verso nella tazza. Oggi niente panna, ma per decorazione aggiungiamo un po' di cuoricini e qualche glitter. E niente, ecco qua pronta la cioccolata calda bianca in tazza. Io spero che, come sempre, la ricetta vi sia tornata utile, lasciatemi scritto sotto nei commenti tutto quello che pensate. Come sempre io aspetto tutti i vostri commenti qui sotto. Sono due dritte per quanto riguarda la cioccolata. La prima è che per prepararla vi consiglio di utilizzare una cioccolata bianca di buona qualità, altrimenti il gusto del cioccolato non si sentirà. E seconda cosa, sapete che potete modificare la cremosità della vostra cioccolata, più liquida o più densa, semplicemente modificando le dosi del latte e dell'amido. Quindi se la volete più liquida aggiungete latte oppure diminuite l'amido, viceversa se la volete più densa diminuite il latte o aggiungete amido. E niente, con questo è tutto, io spero come sempre di avervi tenuto compagnia, lasciate un mi piace al video o alla ricetta. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!